100 fotografie di Ortensio Zecchino in mostra per le Georgiche di Virgilio. Gli scatti rimarranno esposti fino al 10 febbraio presso il polo museale del carcere borbonico di Avellino. L'idea ambiziosa è quella di declinare in immagini alcuni dei versi dell'antico poema virgiliano, composto tra il 36 e il 29 a.C. A corredo del poema in esametri, infatti, ci sono le suggestive foto scattate dall'ex ministro dell'Istruzione e della Ricerca, una collezione personale che è diventata una mostra. Gli scatti si riferiscono all'Irpinia agricola e contadina, ma non solo. In mostra anche foto scattate in altri luoghi visitati negli anni da Zecchino. Io avevo raccolto questo materiale in aderenza ad una mia vecchia passione di fotografo dilettante, che si era esercitato su questo mondo che va scomparendo, il mondo dell'agricoltura, e questo ha evocato Virgilio e le Georgiche, in particolare alcuni quadri che io ho fotografato sono la descrizione visiva del testo virgiliano. Parlo per esempio della lotta dei tori, della vita nei campi, insomma. È noto che le Georgiche sono questo grande poema che è anche un poema didascalico, perché puntualmente descrive tutte le fasi della vita dell'agricoltura nei suoi quattro libri divisi appunto animali, piante, umani, api, e io insomma involontariamente ho finito per seguire la traccia del libro di Virgilio, naturalmente con un azzardo, perché insomma pensare di accostare immagini a questi versi sublimi ed immortali è come un azzardo, ma insomma bisogna ogni tanto rischiare. E poi c'è stato questo piacevole incontro con Zichichi, che venne con un critico d'arte al quale piacquero le mie foto. Io in Biogem, come sapete, l'istituto di ricerche genetiche nel quale sono impegnato, avevo messo in mostra nella mia stanza qualche foto, sono piaciute, e così è nata l'idea del libro e delle mostre.